Ciao a tutte ragazze e ragazzi, in questo video ho deciso di mostrarvi come realizzare una torta per bambino. Oggi è l'onomastico del mio piccolino Marco, quindi ho deciso di realizzare una torta per lui. Il tema sarà Toy Story, a lui piace tantissimo questo cartone animato, quindi è da obbligo realizzare una torta con il suo personaggio preferito. Le decorazioni che andrò a inserire sulla torta sono state realizzate alcuni giorni prima e sono in pasta di zucchero. Vi dirò, la torta non è difficile da realizzare, occorrerà solamente un po' di manualità. Spero tanto che questo video vi piaccia e soprattutto che vi sia di ispirazione. Noi ci vediamo presto, ciao! Occorrerà un pan di spagna dalla forma rettangolare. Questo pan di spagna l'ho farcito con crema pasticcera e come bagno ho utilizzato il succo d'ananas. Utilizzerò della crema di burro, della pasta di zucchero, questa l'ho colorata di blu mentre questa l'ho lasciata naturale. Andrò a utilizzare dello zucchero a velo. Queste decorazioni che ho realizzato in precedenza e sono state realizzate con la pasta di zucchero. Occorrerà anche questo attrezzino, questo serve per far aderire la pasta di zucchero al pan di spagna. Andrò a utilizzare questa mascherina in plexiglass, questa rotella dentata, un mattarello, una spatola e un foglio di carta forno. Vediamo come procedere. Andrò a utilizzare anche questa base in MDF. Su questa base andrò a posizionare la torta. Il primo passaggio da fare sarà quello di stendere su tutta la superficie della torta un leggero strato di crema di burro. La torta è stata interamente ricoperta con un leggero strato di crema di burro. Sulla carta forno verso lo zucchero a velo. Con l'aiuto del mattarello stendo la pasta di zucchero bianca e la andrò a stendere in una sfoglia piuttosto sottile. Ecco fatto, la pasta di zucchero è stata stesa. Con l'aiuto di un coltello taglio la pasta di zucchero e ricavo un rettangolo. La torta è stata interamente ricoperta con la crema di burro. A questo punto la andrò a posizionare sulla base in MDF. Ecco fatto, incomincio a decorare la torta. Stendo sulla torta la pasta di zucchero bianca. La faccio aderire con questo attrezzino. E con il coltello taglio l'eccesso di pasta di zucchero. Sulla carta forno verso dello zucchero a velo e con l'aiuto del mattarello stendo la pasta di zucchero blu. La pasta di zucchero è stata stesa. A questo punto prenderò questa mascherina in plexiglass e la farò aderire alla pasta di zucchero. In questo modo le decorazioni che si trovano su questa mascherina verranno impresse sulla pasta di zucchero. Con l'aiuto del mattarello faccio aderire la mascherina alla pasta di zucchero. Ecco fatto, con l'aiuto di questa rotellina ripasso i rombi.
Posiziono la pasta di zucchero sulla torta. Con l'aiuto di un coltello taglio l'eccesso di pasta di zucchero. Incomincio a posizionare le decorazioni in pasta di zucchero. Posiziona a questo punto i personaggi. Ed ecco qua la torta pensata per il mio piccolino Marco. Spero tanto che vi sia piaciuta. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!